e fai male. Molto male. Ma stai a scherzare? Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati per questo nuovo video unboxing. Oggi voglio spacchettare insieme a voi un prodotto che mi è appena arrivato, quindi un prodotto che ho acquistato da Amazon, avevo fatto il pre-order più di un mese fa ed è finalmente arrivato il momento di mostrarvi questo acquisto. Spacchettiamolo insieme, poi chiaramente cambieremo angolazione per vedere nel dettaglio questa edizione, un'edizione speciale, una limited edition dedicato al film dei Manetti, i Manetti Bros, Diabolik. Non stiamo parlando chiaramente del film girato da Mario Bava negli anni 60, quell'edizione sinceramente non l'ho mai acquistata, prima o poi dovrò recuperarla. Questo invece è il film che è stato distribuito l'anno scorso ed è arrivato finalmente il momento di averlo anche nel formato Blu-ray, quindi in un video in collezione, edizione limitata, perché all'interno abbiamo, oltre al Blu-ray nel formato Amarai, non lo troveremo in giro nel formato Steelbook, non lo troveremo nemmeno in 4K per quanto ne so, quindi soltanto nel formato Blu-ray. Oltre al disco Blu-ray e un combo Blu-ray DVD, all'interno abbiamo anche dei contenuti cartacei. Abbiamo il fumetto, perché il film è tratto liberamente ispirato dal fumetto Diabolik, il terzo fumetto, che se non sbaglio si chiama L'arresto di Diabolik, che è stato pubblicato il 1 marzo del 1963. Un cast davvero niente male, ad interpretare il ruolo di Diabolik abbiamo Luca Marinelli, poi abbiamo Valerio Mastroandrea, che invece interpreta il ruolo di Ginko, e Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant. Infatti nel terzo volume, in questo volume in cui è ispirato questo film, esce per la prima volta il personaggio di Eva Kant. Comunque adesso facciamo una cosa, spacchettiamo insieme questa edizione limitata, cambiamo angolazione e vediamo tutto nel dettaglio. Allora procediamo con lo spacchettamento, togliamo il cellofan così non abbiamo problemi di riflessi. Ricordo che è disponibile anche la versione liscia, quindi non necessariamente l'edizione limitata, costa qualcosina in meno. Al momento dovrebbe costare comunque intorno ai 27 euro questa edizione, trovate il link in descrizione. Edizione distribuita dalla Eagle Pictures, voilà, ecco qua, avviciniamoci un pochino con la luce. E voilà, quindi abbiamo questa bella slip che contiene sia l'Amarai più il fumetto, una slip comunque abbastanza buona, non è nemmeno troppo sottile, un cartone decente sicuramente. Questo è l'artwork frontale, abbiamo quindi i tre personaggi principali, quindi Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Eva Kant interpretato da Miriam Leone, e poi abbiamo Valerio Mastroandrea. Quindi limited edition Blu-ray più DVD più fumetto e più card esclusive. Questo invece è la costina con il logo della Eagle Pictures, mentre vediamo un po' cosa c'è scritto sul retro. Limited edition, dopo 60 anni dalla sua nascita il re del terrore torna sul grande schermo con la nuova e fedele versione dei Manetti Bros, ispirata quindi al terzo volume della saga di Diabolik, ovvero L'arresto di Diabolik. Colonna sonora originale curata da Pivio e Aldo Descalzi e due brani inediti a cura di Manuel Agnelli. Preparatevi a essere sorpresi e spiazzati da questo Diabolik, questo dice Coming Soon, mentre Movie Player dice omaggio al cinema classico, in primis a Hitchcock, volti a dimostrare il lato più thriller e noir. Ci sono anche un po' di contenuti speciali, infatti avremo un backstage dal titolo Sotto la maschera, dura la bellezza di 47 minuti, poi abbiamo invece degli effetti speciali, dura qualche minuto, poi abbiamo il videoclip La profondità degli abissi di Agnelli. Diamo un'occhiata anche alle specifiche tecniche audio-video, formato video 1.85 1080p, lingue italiano 5.1, abbiamo anche l'audio descrizione in 2.0,
sottotitoli solamente in italiano e per non udenti, oltre anche a quelli inglesi addirittura. Durata 133 minuti, stessa cosa vale anche per il formato DVD, anno di produzione anno scorso, quindi 2021. Diamo un'occhiata quindi all'interno, vi mostro nuovamente il cartoncino, la slip che comunque è buona, mi piace. Poi vediamo cosa abbiamo qui. Abbiamo qui questo cartoncino all'arresto di Diabolik. E poi qui abbiamo invece il fumetto. La riproduzione appunto del terzo fumetto, l'arresto di Diabolik. Tutto ovviamente in lingua italiana, bianco e nero. Ecco qua. Ricordo nuovamente che è stato pubblicato per la prima volta il 1 marzo del 1963. Non ho mai letto fumetti di Diabolik, anzi sinceramente io non sono un grande lettore di fumetti, ne ho letti davvero pochissimi, quindi sono molto sincero, non so se lo leggerò mai, però comunque da tenere sicuramente in collezione in questa bella limited edition. Andiamo a dare un'occhiata anche alla Marai, abbiamo questo artwork alternativo sempre con gli stessi interpreti presenti nella slip, mentre sul retro abbiamo le stesse identiche immagini. Questa è la costina e all'interno abbiamo i due dischi, disco DVD e disco Blu-ray, e qui abbiamo le due card. Dietro cosa abbiamo? Abbiamo due frasi. Diabolik, nessuno si prende gioco di me e rimane vivo, mentre Eva Kant, emozioni, il cuore che batte forte, questo mi farebbe innamorare. Rimettiamolo all'interno. Quindi, a mio parere, per il prezzo pagato, io l'ho pagato intorno ai 26 euro e qualcosa, mi sembra comunque davvero un buon prodotto. Ora non resta che visionare il film, rimettiamoli come era prima. Questo cartoncino serve comunque per mantenere in linea i due prodotti, sia la Marai che il fumetto, perché chiaramente la Marai è più lungo rispetto al fumetto. E per adesso, finché non arriverà il momento della visione, lo mettiamo bello bello in collezione sullo scaffale qui dietro. Bene, quindi questo era il video unboxing dedicato al film dei Manetti Bros, Diabolik. Io vi ringrazio di aver seguito questo video, vi ricordo peraltro che Dr. Lunis Channel è presente sia su Instagram, su Facebook, oltre che chiaramente anche su YouTube, ma anche la chat Telegram. Vi consiglio di iscrivervi anche alla chat Telegram, dove io pubblico tutte le migliori promozioni o un video, ma pubblico anche le varie scontistiche che ci sono su IBS, su Fan Factory, quindi seguite il canale Telegram perché davvero ne vale la pena. Io vi ringrazio nuovamente per aver seguito il video e noi ci vediamo molto presto per ulteriori unboxing. Ciao a tutti!